Salve a tutti photoshoppisti, benvenuti sul mio canale. Mi presento per il pubblico di YouTube, sono Black Shark e quello che vorrei fare è condividere con voi qualche mia creazione con Photoshop, nonché condividere qualche tecnica che magari può aiutarvi a migliorare la vostra esperienza con Photoshop. Inizierò principalmente con dei tutorial abbastanza semplici che possono servire un po' a tutti, per poi andare a illustrarvi qualcosa di più interessante e particolare. Vi lascio in descrizione la mia pagina di DeviantArt, se volete dargli un'occhiata, lasciatemi anche la vostra, magari gli do un'occhiata. E siccome odio gli youtuber che fanno 80 minuti di monologo, iniziamo subito col video tutorial. Il primo effetto che voglio andare a mostrarvi, più che un effetto, è un semplice passaggio che però aiuta molto a rendere i colori delle nostre foto molto più vividi e contrastati. Importiamo quindi la nostra immagine su Photoshop, andiamo a duplicare il livello, andiamo su Immagine, cambiamo il metodo da colore RGB a colore Lab e facciamo non unire. A questo punto torniamo su Immagine, facciamo applica immagine e qua possiamo cambiare sia il metodo di fusione che il canale per ottenere l'effetto che vogliamo sulla nostra immagine. Io vi consiglio luce soffusa o sovrapponi e il canale su questa immagine B. Vedete come già i colori della foto siano molto più accesi. Se per caso un colore dato dall'effetto non dovesse piacervi, basterà passare con la gomma sulle parti che l'effetto ha reso peggiori rispetto a prima e avrete così un'immagine molto più vivida e contrastata invece che un'immagine con dei colori un po' spenti. Il secondo effetto che voglio mostrarvi con Gandalf o Magneto è l'effetto del saturato che si usa molto ultimamente. Per farlo dobbiamo duplicare il livello due volte e andiamo a mettere il livello intermedio, quello di mezzo, su immagine, regolazioni, togli saturazione. Mettiamo il metodo di fusione del primo livello su luce soffusa e vedete come l'immagine diventa molto più d'impatto. A questo punto, se vogliamo, possiamo anche aggiungere un disturbo per aumentare ancora di più l'impatto. Vi consiglio di utilizzare una quantità che va da 4 a 10 a seconda della risoluzione della foto. Qua più che sufficiente un 4, un 5. Ed ecco qua l'effetto desaturato. Il terzo effetto che voglio andare a mostrarvi è il contrasto accentuato. Per farlo dobbiamo duplicare il livello, metterlo su luce vivida e invertire i livelli andando su immagine, regolazione, inverti. A questo punto facciamo filtro, sfocatura superficie con un raggio di 40 e una soglia di 40 e facciamo ok. Aspettiamo qualche secondo. E quello che dobbiamo fare adesso è creare un livello riassuntivo. Quindi facciamo CTRL, MAIUSC, ALT ed E, premuti insieme. Possiamo anche cancellare il livello di sotto e andiamo a mettere il livello appena creato su sovrapponi. Vedrete come già il contrasto della foto risulta molto più accentuato. Poi andiamo su immagine, regolazione, ombre e luci. Abbassiamo la quantità delle luci e il fattore e andiamo ad aumentare un po' il contrasto mezzitoni per dare ancora di più luce alla nostra immagine. A questo punto uniamo i livelli, lo riduplichiamo e facciamo filtro, altro, accentua passaggio con un raggio di 4 pixel. Facciamo ok e mettiamo il metodo di fusione su luce intensa
e vedete come l'immagine sia molto più contrastata, molto più vivida e molto più di impatto rispetto alla precedente. Ve la faccio rivedere. Ecco, l'immagine originale è quella data dall'effetto. Il quarto effetto che voglio andare a mostrarvi è l'effetto foto invecchiata, diciamo l'effetto che creavano le vecchie macchine fotografiche, anche questo che va molto di moda. La prima cosa da fare è sempre duplicare il livello, poi andare su immagine, regolazioni, bilanciamento colore e mettiamo più 26 al rosso, meno 9 al magenta e meno 59 al giallo. Clicchiamo ok, poi andiamo su immagine, regolazione, tonalità e saturazione e mettiamo la saturazione a meno 70 in modo da lasciare quel poco di colore che basta. Duplichiamo il livello e mettiamo metodo di fusione scolora. E già qui l'effetto della foto invecchiata un po' si riesce a notare. Aumentiamo ancora un po' i valori tonali da immagine, regolazione, valori tonali, li aumentiamo un po'. E quello che dobbiamo fare adesso è duplicare questo livello e andare a mettere una sfocatura, diciamo del 25%, 25 pixel, metodo di fusione normale e abbassiamo l'opacità al 20%, così da lasciare l'immagine più morbida, perché ovviamente le macchine fotografiche un po' datate non mettevano a fuoco come quelle odierne. Fatto questo, l'effetto è concluso, però possiamo anche aumentare l'effetto dell'immagine invecchiata scaricando delle texture e applicandole alla nostra immagine, come questa, per esempio, che simula dei grafi. La mettiamo e cerchiamo il metodo di fusione che più si addice. Per esempio questa, vedete come risultino dei grafi sulla foto, oppure anche scarichiamo da Google un'immagine di carta antica, come questa, che secondo me dà ancora un effetto più realistico all'invecchiamento della foto, e cerchiamo anche qui il metodo di fusione migliore. Eccolo qua, luce soffusa, ed ecco qua la nostra foto invecchiata. Per questo video tutorial è tutto. Se avete commenti per aiutarmi a migliorare, scrivetemeli pure. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!